voglio filmare tutti globale. Solo la sabbia, solo perché dalla parte e vieni con il presidente, e vieni con noi. Da lì, ci vuole prima dovreste fare i conti in casa vostra, quando siete come partiti, porteci battete. Noi abbiamo gli iscritti, 30.000 ne dobbiamo avere per essere. Buongiorno. Quel condizionatore naturale, un po' di luce, però veramente pensate a tanta di quella qualità. Tra l'altro stamattina ho fatto un po' di luce. Buongiorno, saluto così. Non voglio far aspettare nessuno. Caldo di mondo. Furio. Sì. Dove è andato? Eccellentissimo signor Ministro, onorevole signor Presidente, onorevole senatore e deputati, autorità militari, civili e religiose, rappresentanti delle associazioni e cittadini, vi giunga il benvenuto dal comprensorio della Val Varatella e dell'Oanese ed un grazie per aver accolto l'invito. Quello che da decenni, ossia dagli anni di costruzione dell'autostrada dei fiori, è sempre stato per queste realtà locali un sogno, oggi, a soli 7 anni dall'inizio dello studio di fattibilità, è divenuto realtà. Tra meno di 4 ore le porte della nuova barriera saranno attivate e aperte, consentendo l'ingresso e l'uscita dal nuovo casello autostradale. L'ultimo e vale a dire il 14° dell'intera rete dell'autostrada dei fiori, che è pronto
per fronteggiare l'offensiva del traffico di Ferragosto. Una gran bella notizia per i turisti che arriveranno in Riviera per le vacanze, oltre che per i pendolari che utilizzano quotidianamente la 10. Il tutto nell'ottica di riuscire a contribuire a decongestionare il traffico sull'unica arteria stradale esistente, ovvero la via Aurelia, oltre che le vicine uscite dell'autostrada dei Fiori. Dello svincolo autostradale ne beneficerà soprattutto il settore turistico, settore fondamentale per l'economia sia della costa che dell'entroterra, senza dimenticare l'impulso che lo stesso darà allo sviluppo industriale, logistico ed artigianale dell'intero comprensorio. Le famose grotte di Toirano, la Val Bormida e l'Alta Val Varatella sono da oggi raggiungibili con maggiore facilità e in minor tempo, e il tutto non potrà non avere benefici sul sistema produttivo delle zone interessate. Sono questi i motivi e gli obiettivi che hanno spinto gli enti interessati, in sinergia tra loro, a progettare e realizzare l'opera della quale nel 1998 non c'era neppure il progetto, ma solo lunghe ed estenuanti code per raggiungere l'autostrada dei Fiori. I lavori iniziati nel 2003 terminano oggi. Porge ora il saluto di benvenuto l'ingegner Franco Malpangotto, sindaco di Borghetto Santo Spirito. Sì, grazie a tutti, grazie. E con grande emozione oggi, che a nome della cittadinanza e dell'amministrazione di Borghetto Santo Spirito, desidero rivolgere il più cordiale benvenuto alle autorità civili, militari, religiose presenti a questa cerimonia e a tutti coloro che sono qui con noi in questa importante occasione. Un ringraziamento particolare lo devo al signor ministro onorevole Claudio Scajola, che malgrado i suoi numerosi impegni ha onorato la nostra città con la sua visita, seppur breve ma importantissima. L'evento odierno, con il quale inauguriamo un nuovo importante opera pubblica, vuole essere anche un'occasione, perlomeno per me, per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione. Comincio dalla provincia di Savona, qui rappresentata dal suo presidente Marco Bertolotto, che ai tempi dell'inizio di questa avventura era sindaco di Toirano, e al suo predecessore, che l'avvocato Galassini, col quale iniziamo questa che continuo a chiamare avventura e che oggi si conclude con un esito estremamente positivo. Ringrazio i sindaci dei comuni di Loano, di Toirano, di Boissano, gli amici Vacarezza, Cenere e Tabocche, insieme al Comune di Borghetto hanno cofinanziato parte della viabilità di collegamento di questo casello alla provinciale e hanno creduto subito insieme a me alla necessità di quest'opera. Ringrazio di cuore la società Autostrada dei Fiori, nella persona del suo presidente, del suo amministratore delegato e di tutti i suoi tecnici, per l'impegno finanziario e per aver creduto nel futuro e nella realizzazione di un'opera che è indispensabile per la nostra vallata. E poi ringrazio tutti i tecnici, dai progettisti ai direttori lavori, a tutti coloro cioè che si sono impegnati in questa realizzazione, che senza dubbio costituisce una valida premessa non solo per lo sviluppo turistico del nostro territorio, del nostro comprensorio, ma anche un importante volano per la ripresa delle attività produttive sia nella Val Bormida che nella nostra Valle Varatella. Ma questo di oggi è solo un primo passo, secondo me, che stiamo compiendo verso l'ammodernamento, verso il completamento delle infrastrutture. Ce ne sono molti altri che devono essere fatti, molti progetti volti a realizzare infrastrutture necessarie a risolvere i problemi sempre più pressanti della viabilità del nostro ponente e che stanno sviluppandosi e che ci auguriamo vengano realizzati soprattutto se ci sarà l'impegno di tutti. Mi riferisco in particolare all'Albenga Garessio Ceva, alla Carcare Predosa, che è fondamentale,
all'Aurelia Bis, soprattutto per permettere di disintossicare quello che è il traffico delle nostre città di mare. Insomma, tutte opere che sono indispensabili e necessarie per lo sviluppo del Savonese e della Liguria e che non possono più aspettare. E a proposito di riprese e di sviluppo, non possiamo dimenticare il contributo che lei, signor Ministro, ha dato alla realizzazione di un'importantissima opera qual è lo spostamento a monte della ferrovia. Da anni tutti attendevano questo evento che sembrava irraggiungibile. Grazie al suo interessamento oggi sarà realizzato e di questo lo ringraziamo. Grazie. Ascoltiamo l'intervento del sindaco del comune di Bolzano, Francesco Cenere. Do per scontati i saluti, i ringraziamenti e i benvenuti, che, ai quali naturalmente mi unisco a quelli fatti dal sindaco Malpangotti. Essendo al mio quinto mandato da sindaco in due comuni diversi, due volte Bolzano, due volte Loano ed ora ancora Bolzano, utilizzerò il mio tempo per esprimere una doppia soddisfazione. Come sindaco di Bolzano, perché oggi siamo qui all'inaugurazione di un lavoro che avrà, ne sono sicuro, importanti riflessi positivi sul nostro entroterra e sui suoi collegamenti con la costa. Come ex sindaco di Loano mi piace ricordare l'occasione in cui in provincia, all'inizio dell'iter che ci ha portati ad oggi, chiamati dall'ex presidente Garassini, che saluto e che ringrazio per il suo impegno su questa vicenda, credo in soli 15 minuti di aver detto sì alla richiesta dell'amico Malpangotto, sindaco di Borghetto, per un cofinanziamento tra comuni dei lavori oltre la barriera di collegamento con le nostre collettività. Al ritorno verso Loano pensavo, ed ora che glielo dici agli altri, che impegnandomi personalmente mi sono scoppiato 1 miliardo, forse più, non ricordo, di vecchie lire in una mattinata e senza che nessuno lo sapesse, e per di più nel territorio di un altro comune. Confesso che mi facevo forza con un ragionamento, ma che vedrai che ti sei impegnato a spendere tutti sti soldi, ma intanto il lavoro non si farà, è tutto virtuale e nessuno spenderà niente, è come la nuova ferrovia, se ne parla, ed è naturalmente, voglio dire, il secondo motivo di soddisfazione odierna mio, quello di essermi sbagliato e di essere stato, come dire, un pessimo profeta. E devo anche dire che a Loano tutti hanno capito al volo l'importanza del lavoro che stiamo inaugurando, con la ricaduta che tutti siamo convinti darà al miglioramento della viabilità e della vivibilità della riviera, ed anche la necessità di collaborare, di collaborazione tra enti pubblici. Insomma, nessuno mi ha ammazzato e in tempi, direi, ancora ragionevoli per l'Italia siamo giunti al termine di questo lavoro. Una battutina al volo a proposito di ferrovia. Siccome mi piacerebbe essere presente, cioè abbiamo letto che finalmente, come è stato detto, finalmente ci sono fondate certezze sul finanziamento del raddoppio e spostamento della ferrovia. Siccome mi piacerebbe essere presente, naturalmente in fascia tricolore, all'inaugurazione della nuova tratta e della stazione qui a Borghetto, volevo informare tutti in questa sede ufficiale che magari 2 o 3 mandati da sindaco da qualche parte li rimedio ancora, insomma, quindi così anche i miei colleghi e amici sono avvisati e si sapranno regolare. No, scherzi a parte, siccome l'occasione di oggi, insomma, è un'occasione positiva per il nostro comprensorio, scherzi a parte, spero che quello di oggi sia solo l'antipasto di quello che il ponente ligure si merita e che è già stato sottolineato dall'amico Malpangotto. Concludo dicendo ad maiora Liguria, ad maiora ponente ligure. Porge il saluto di benvenuto il sindaco di Loano, Angelo Vaccarezza. Arrivavo, sentivo tutti che dicevano sì, breve, sì, assolutamente, molto brevemente. Oggi è una grandissima giornata, l'hanno detto i sindaci che mi hanno preceduto, sia Franco Cenere che Franco Malpangotto. Ci sono tanti motivi di soddisfazione e loro li hanno accennati.
I motivi di soddisfazione stanno proprio in questa diversa sensazione che oggi si vive nel Ponente. Per decenni noi abbiamo vissuto nell'assoluto isolamento, nella sensazione che partecipare alle riunioni sulle grandi opere del Ponente fosse buttare via del tempo. Ci andavamo e tornavamo, come diceva Franco Cenere, con la netta sensazione che gli impegni che ci stavamo prendendo fossero impegni virtuali, perché quello di cui stavamo parlando comunque non si sarebbe mai concretizzato. E viva Dio, tutto cambiato. Oggi il Ponente ha un momento di grande attenzione nel panorama nazionale. In questa parte d'Italia si stanno facendo degli investimenti, in questa parte d'Italia stanno succedendo delle cose. Pensare all'inizio dei cantieri dello spostamento a monte della ferrovia è pensare non a un sogno realizzato, ma a una favola che per anni è stata raccontata a noi e noi abbiamo raccontato ai nostri figli, che oggi diventa realtà. È veramente qualcosa di incredibile. Una sensazione diversa, la sensazione di passare finalmente a una fase di ottimismo per le nostre città. L'altra cosa importante la diceva di nuovo Franco Cenere. Io credo che il Ponente oggi abbia l'attenzione del nostro paese, abbia l'attenzione del governo, delle realtà locali, anche perché se lo merita. Abbiamo imparato a dialogare tra di noi, abbiamo imparato tra sindaci a incontrarci, a fare investimenti insieme, anche se nel territorio di uno, capendo che alcuni problemi, e la viabilità è il problema principale, risolto in un comune a ricadute positive sugli altri comuni, abbiamo imparato a ragionare finalmente come una regione che va in serie A tutta insieme o resta in serie B tutta insieme. Ecco, se noi vogliamo essere promossi dobbiamo continuare a lavorare così. Io credo che ci sia un Ponente che oggi ha una grande attenzione. Io ringrazio il Ministro, ringrazio il Presidente della Regione per la sua presenza oggi qui con noi. Sono sicuro che loro manterranno, come hanno sempre fatto, grande attenzione sulle nostre realtà, e sono anche sicuro che le nostre realtà, come stanno facendo in questo periodo e come stanno facendo da qualche anno, manterranno anche l'impegno a lavorare tra di loro, e quindi un Ponente che va alla grande, ma un Ponente anche che si sta meritando di avere finalmente grandi investimenti. Segue l'intervento del sindaco dell'ultimo comune che ha cofinanziato l'opera, il comune di Toevano, Silvano Tabò. Mi associo ai saluti e ringraziamenti dei miei colleghi sindaci. Io sono forse il più giovane sindaco di tutti questi, non come età, forse anche come età, ma sicuramente come mandato, perché sono sindaco da poco più di un anno. Però ho partecipato pienamente alla realizzazione di questo progetto, perché ero già assessore nella giunta dell'allora sindaco Bertolotto. Che dire più di quello che è già stato detto? Credo che la qualità di una località turistica come la Liguria non si misuri soltanto dai servizi che vengono dati, dalla bellezza delle spiagge, dagli alberghi e cose di questo tipo, ma anche dalla sua raggiungibilità e dalla possibilità dei turisti di muoversi in essa agevolmente, senza estenuanti code, come succedeva fino a poco tempo fa. Credo che l'apertura di questo casello sia sicuramente il primo tassello di questa riorganizzazione nel settore dei trasporti e della viabilità, importantissimo per quanto riguarda questa fetta di terra. Ricordiamo che in Liguria le tre direttrici principali sono soltanto l'Aurelia, l'autostrada e la ferrovia, e se non funzionano bene tutte e tre capiamo tutti che i disagi sono alti. Mi fa piacere, come già ricordato l'amico Cenere, sapere stamattina che c'è questo grosso interessamento per quanto riguarda lo spostamento della ferrovia, perché lo aspettiamo tutti da tanto tempo, quindi se arriverà sarà sicuramente un beneficio per tutti. Leggo tra l'altro ogni giorno sui giornali che il Presidente Burlando è molto attento ai problemi di Trenitalia, anche per quanto riguarda i collegamenti, quindi credo che questo sia il miglior auspicio per continuare a lavorare bene. Grazie a tutti. Il benvenuto il presidente dell'amministrazione provinciale di Savona, il dottor Marco Bertolotto. Rapidamente dico questo, che se mi guardo indietro ricordo con piacere le riunioni che ha fortemente voluto Chico Garassini quando era presidente della provincia, che forse per primo insieme a noi, a me, al sindaco di allora ero sindaco di Toerano, insieme a Mapangotto, il sindaco di Borghetto,
abbiamo visto questa opera come un'opera strategica per la nostra area. Chicco l'ha fortemente voluta, l'ha sostenuta da vicepresidente di Autofiori e l'ha portata a casa, quindi a lui io penso vada un applauso e vi chiedo di farglielo adesso. Visto che... C'erano con noi, allora diceva Cenere era sindaco di Loano, il sindaco di Bolzano era Polla, Nicolò, che non so se è qua con noi, comunque anche a lui va il merito di aver portato l'amministrazione di Bolzano allora in questa avventura, dove tutti, ricordo l'accordo di programma voluto da allora da Galassini, prevedeva che tutti noi mettessimo dei soldi, quindi delle risorse finanziarie, proprio a dimostrare che credevamo in quest'opera. Guardo oggi e vedo quest'opera che si inaugura, la presenza del ministro, di un ministro del nostro governo, che ringrazio di essere qua, del presidente della regione, che ringrazio di essere qua. Devo dire che il ministro Scajola e il presidente Burlando sono sempre più savonesi, perché ci vediamo oramai frequentissimamente, per cui questo vuol dire probabilmente che loro sono molto attenti ai nostri problemi, ma che noi siamo anche bravi a portare la loro attenzione, quindi vuol dire che c'è sinergia che funziona. Quindi oggi siamo qui per inaugurare questo casello. Se guarda domani, vedo due opere. Un'opera che è quella che è stata più volte citata oggi, che è lo spostamento a monte della ferrovia, quindi qua vicino verrà la stazione. E c'è un'altra opera di cui abbiamo discusso ieri con la giunta regionale. Ieri avevamo un incontro dei presidenti delle province con la giunta regionale, col presidente Bornani della giunta. Io ho chiesto di mettere in progettazione il traforo che unisce questa vallata alla vallata dall'altra parte, alla vallata in Gauna, sul Ceriale. E questa mattina ho fatto vedere all'assessore Gigi Merlo, che è qui con noi, l'assessore alla viabilità e ai trasporti, proprio quest'area qui dove dovrebbe venire questo traforo. E c'è l'impegno, ieri c'è stato l'impegno anche in giunta, di prendere in considerazione questa progettazione. Quindi sono poi, aggiungo una... c'è un'altra cosa da vedere per domani, che è stata annunciata oggi, che è... Cenere sarà candidato sindaco a Borghetto, quindi no, sarà sindaco a Borghetto e poi passerà a Toirano perché deve fare la vallata, se Balestrino è in discussione, poi c'è San Pietrino, ha un programma sino ai 645 anni dovresti arrivare, come un Highlander, andiamo avanti. Vabbè, questo è il rinnovamento della politica in Italia, è questo, ci spostiamo, siamo sempre gli stessi che ci spostiamo. Va bene, chiudo ancora dicendo che sono particolarmente contento, anche perché io abito a 1350 metri da qua per quello misurati, e per cui al mattino quando vado in provincia faccio prima ad arrivare, quindi ho anche un'utilità personale oltre che un'utilità di sistema. Grazie a tutti di essere qua. Segue ora l'intervento del Presidente della Giunta regionale Ligure, l'onorevole ingegner Claudio Burlando. Volevo fare i complimenti perché non è così usuale vedere questa collaborazione istituzionale così significativa tra questa concessionaria autostradale, la provincia, numerosi comuni. Di solito c'è molta difficoltà a mettere insieme i comuni e soprattutto a mettere insieme le risorse dei comuni e della provincia per raggiungere un obiettivo. Effettivamente è vero, c'è una frequenza piuttosto significativa di incontri con questa provincia, devo dire anche con le altre. Dicevo anche ieri nell'incontro con il Presidente della provincia, io ho chiesto a tutti gli assessori di rendersi molto disponibili ai rapporti col territorio. Finora questa cosa è venuta e mi pare anche apprezzata. Poi ci rivedremo anche dopodomani per l'inaugurazione del pronto soccorso dell'ospedale di Pietraligure, Santa Corona. Ci siamo visti pochi giorni fa per l'inaugurazione del nuovo terminal rifuso, la DAS in Alte Fondali, il porto di Savona, e ancora poche settimane fa per la conclusione della vicenda Ferrari. La settimana prossima, poi venerdì, il CIP approverà il raddoppio della ferrovia finale Andorra e si non dico metterà la parola fine perché la vuole durare molti anni, non so. Si avvierà l'operazione conclusiva della Doppia del Ponente, che è un'opera importantissima per questa zona, un'opera a cui ho dedicato molta attenzione anche durante gli anni ministeriali. Fu in quegli anni che furono finanziati i raddoppi più a Ponente, quella di Andorra a San Lorenzo. Ho visitato i cantieri, si confonde anche, ho visitato i cantieri l'altro ieri, giovedì, sì. A Imperia, devo dire che è un cantiere di enormi proporzioni,
enorme valore, una ditta spagnola che sta lavorando molto bene. Auguriamoci anche che al prossimo raddoppio magari lo vinca anche un'impresa del nostro paese, con tutto rispetto per quelli che vengono da fuori, devo dire con molta capacità, in modo tale che entro 5, 6, 7 anni, non so bene, si possa completare questa operazione. Vorrei spendere un'ultima parola su questa vicenda per dire che la competitività tra aree e raddoppio del ponente è veramente molto importante. Noi abbiamo la possibilità di arrivare molto prima del corridoio più a nord, il corridoio che va alla Val di Susa, Torino-Lione. Naturalmente noi ci auguriamo che si faccia anche quell'importante opera. Tuttavia, come si è visto col Montebiano, come si è visto col Frejus, è molto importante offrire un'alternativa ferroviaria per le merci e per i passeggeri. Il fatto che finalmente entro un numero ragionevole di anni tutto il collegamento italo-francese sia a doppio binario, una potenzialità di 220-230 treni al giorno, fa un salto di qualità sia per i passeggeri che per le merci e renderà questa regione molto più competitiva per il turismo, per i pendolari e anche appunto per i nostri porti e per le nostre merci. Infine volevo dire anche esposto una sollecitazione che settimana prossima, giovedì, avremo un incontro con l'ingegner Catania, con l'ingegner Moretti e con l'ingegner Testore, cioè con i tre più importanti vertici delle ferrovie, holding Trenitalia e RFI, per discutere del traffico, del servizio per i pendolari, di cui non siamo contenti. Siamo molto contenti degli investimenti infrastrutturali, adesso bisogna anche mettere a posto collegamenti non all'altezza della situazione, per una regione che è la prima in Italia per utilizzo delle ferrovie a rapporto al numero di abitanti. È un impegno che prendiamo in questo fine luglio per impostare un lavoro migliore a partire da autunno. Ringrazio. Grazie signor Presidente. Come già accennavo nella breve introduzione, questa nuova opera sarà di notevole impulso allo sviluppo industriale, logistico ed artigianale dell'intero comprensorio e delle valli che su esso si affacciano. Ed è anche per questo motivo che le nostre realtà hanno auspicato alla sua inaugurazione quello che non solo il Ministro del Ponente Ligure, ma che occupa anche il Dicastero delle attività produttive. A lei la parola, onorevole Scagliola. Noi siamo qui tutti oggi riuniti anche in una giornata che è iniziata con lutti e terrore, come molti di voi già sapranno, a Sharm el-Sheikh, con un'ennesima serie di esplosioni, di attentati che hanno provocato già decine di morti e abbiamo anche la preoccupazione 72. Che ci sia qualche connazionale. Credo che essere presenti qui noi tutti, i sindaci, il Presidente della Regione, i parlamentari, l'onorevole Nan, visto, autorità dello Stato, autorità religiose, sia un segnale anche di risposta a questo. Nei periodi del terrore che oggi contraddistinguono la vita di ciascuno di noi, la risposta più importante, più logica, è quella di continuare la vita con le stesse sicurezze, anche se ognuno di noi nel suo intimo cova delle preoccupazioni. Il terrorismo ha come obiettivo quello di seminare paura, di creare panico, di fare terrore. E la risposta lunga e difficile non può essere soltanto affidata agli strumenti sempre più sofisticati, sempre più efficienti delle forze di intelligence, delle forze di polizia. Deve essere data ad una forza sempre presente degli italiani nel rispondere con la prosecuzione della vita
pur in uno scenario di difficoltà. Questo lo volevo dire per iniziare questo brevissimo intervento che voglio fare nell'occasione di una festa invece per quest'area. Lo citava prima qualche sindaco, è un'area che è rimasta un po' cuscinetto fra Pietra e Albenga e ha sofferto quindi anche di un particolare isolamento. Faccio un esempio che credo forse possa colpire di meno voi che residenti in quest'area, ma di più noi che siamo pure vicini a quest'area. Avete una delle bellezze della natura più belle, che sono le grotte di Toirano. Eppure sono difficilissime da visitare perché poco note, perché è complicato andarci, per cui più facile da dire, vabbè, poi ci andrò una volta. Faccio qui l'invito al presidente dell'autostrada e al direttore dell'autostrada che il primo cartello che metteranno su questo tratto ben evidente sia il cartello Grotte di Toirano, perché è una delle bellezze caratteristiche della Liguria e va esaltata, poi unica nella nostra terra e comunque rara nel panorama italiano. Questo per dire che questa importante realizzazione nei suoi meriti è anche quello della valorizzazione del territorio. Saranno meglio conosciute cose che meritano di essere conosciute. La seconda, ci auguriamo che contribuisca a migliorare il traffico. Questo bacino fra Albenga e Pietra ha 700.000 passaggi all'anno, sono tantissimi. Questo nuovo svincolo alleggerirà quindi in qualche modo il traffico urbano di queste cittadine rivierasche, perché avrà questa ulteriore uscita che migliorerà. Certo è che ci poniamo subito il problema del dopo. Questa nostra autostrada dei fiori, meritoria iniziativa, lo dico volentieri anche a Burlando come genovese, devo dire che gira molto la Liguria e vuol fare il presidente della regione Liguria, ma glielo dico come genovese, come battuta, non so se lo ricorda e quanti di noi lo ricordano. Questa autostrada è nata, unico esempio in Italia, con i soldi dei ponentini, perché non interessava nessuno, anzi era vista anche dai ponentini con un po' di preoccupazione, perché con uno spirito un po' eccessivamente chiuso avevano paura che servisse a portare i turisti in Francia. Quanta miopia! E invece si è fatta con lo sforzo delle comunità locali, con l'impegno del mondo bancario, e si è riusciti a costruire una bella, bellissima, panoramica autostrada, ma ahimè, oggi molto congestionata, con difficili possibilità di ampliamento, se non ragionando in termini diversi, che sono proprio quelle di aumentare i pettini dell'autostrada. Lo svincolo di Borghetto è un esempio, ce ne sono altre, per permettere un sistema viario compatibile ad un'autostrada a due corsie solamente. Quindi si potranno fare alcuni allargamenti, ma si dovrà fare più pettini. Ed è anche per questo, in accordo con la Regione, che il governo centrale ha messo nella legge obiettivo, con un intervento anche particolare, mi piace ricordare, dell'onorevole Nania della provincia di Savona, per fare la Albenga Garessio. È importante. E anche quelli che la vedevano con più preoccupazione qualche anno fa, credo che oggi, di fronte allo sviluppo fortissimo del traffico, colgano la necessità di sviluppare questo sistema a rete. È ormai quasi tutta finanziata in via di completamento la statale 28, cioè il collegamento di Imperia con il suo retroterra piemontese. È necessaria anche l'Albenga Ceva per riuscire a rendere compatibile questa autostrada dei fiori con il traffico crescente che abbiamo. E da ultimo, l'ha già citata il Presidente della Regione, con piacere devo dire che con un impegno forte si è riusciti a far sì che venerdì prossimo, ore 9, Palazzo Chigi, sarà deliberata dal CIPE il finanziamento integrale del raddoppio dello spostamento Monte della Ferrovia fra Andorra e Finale Ligure. E quindi un sogno che avevamo un po' tutti di questo isolamento del ponente diventerà realtà. Quando?
è vero, cerchiamo di realizzare nel tempo più breve, perché come diceva prima Borlando, il corridoio 5, fondamentale per non tirar fuori l'Italia dai collegamenti della nuova Europa allargata, quella che collegando Spagna, Francia, Italia arriva nell'est europeo per arrivare fino a Kiev, ecco, questo collegamento ha tempi più lunghi, noi saremmo assolutamente strozzati dal traffico. Abbiamo già visto come l'interruzione prima del Bianco e poi più di recente del Fréjus abbia creato dei problemi anche al nostro territorio. Abbiamo bisogno di avere una ferrovia moderna in tempi celeri che alleggerisca il traffico di trasporto su gomma e quindi ci renda più fruibile per il turismo la nostra autostrada, in questo complesso di politica dei trasporti necessaria per il nostro paese. Se tutto funziona, e ci auguriamo che sia così, nel 2011-2012 dovremo avere lo spostamento di questa tratta. Allora faccio un appello ai sindaci con queste belle fasce tricolori che vedo qui davanti: litigate un po' di meno e prendete l'esempio dai quattro sindaci di questo territorio. Qui Toirano, Borghetto, Loano e Boissano non solo si sono messi d'accordo per il tracciato e per la viabilità connessa, ma hanno anche tirato fuori dei soldi, esempio rarissimo, capendo che questo investimento con la loro collaborazione poteva permettere il miglioramento economico del loro territorio. Ci sono altre zone dove non chiediamo soldi e dove siamo disposti a portare interventi pubblici importanti per lo sviluppo economico del territorio. E a quel punto incominciano i distinguo eccessivi. Ma la vorrei 100 metri più su questa ferrovia, la vorrei 100 metri più giù, la vogliamo qua o vogliamo che ce la facciano in Calabria, in Puglia o in Basilicata? Allora, quando ci arrivano le opportunità di investimenti pubblici, cerchiamo di coglierli al meglio, per carità, rendendoli compatibili col territorio, ma non esageriamo col mugugno ligure, che è una componente importante della nostra vita, ma non deve essere eccessivo, perché con troppo mugugno si è perso nel passato grandi opportunità di sviluppo in questo territorio. Quindi prendiamo l'esempio da questa collaborazione, da questa importante collaborazione istituzionale insieme anche alla provincia, alla regione, al governo. Quello di oggi è un po' il simbolo visibile di questo impegno fra istituzioni molto importante per il progresso nostro e delle nostre famiglie. Buon lavoro. Spicata in direzione Francia, Terpia Ligure e Borghetto Santo Spirito è già stata installata, mentre a giorni verrà spostato il pannello pubblicitario già presente prima dell'uscita di Albenga. Grazie Ministro per la sua disponibilità, per la sua partecipazione, per il suo impegno e per il suo intervento. In rappresentanza di Sua Eccellenza Monsignor Vescovo impartirà ora la benedizione su questa nuova opera il Vicario Generale della Diocesi di Albenga Imperia, Monsignor Giorgio Brancaleoni. Prima del rito della benedizione vi faccio il dovere di portare il saluto di Monsignor Oliveri, in modo particolare al signor Ministro, ma a tutte le autorità presenti e a tutti gli intervenuti a questo evento. Monsignor Oliveri esprime anche il suo vivo compiacimento per la realizzazione di quest'opera, ricordando che tutto ciò che favorisce il movimento, gli spostamenti delle persone, favorisce anche l'opera di evangelizzazione che è propria della Chiesa, che è sempre opera di proposta di pensieri e di azioni di pace, di condivisione e di solidarietà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore Gesù, via, verità e vita, sia con tutti voi. Cristo, Figlio di Dio, è venuto nel mondo per raccogliere nell'unità gli uomini dispersi, l'apertura di nuove vie di comunicazione e l'allestimento di nuovi mezzi di trasporto per abolire le distanze e congiungere i paesi, contribuisce all'incontro e alla solidarietà fraterna, secondo il disegno provvidenziale di Dio. Invochiamo il Signore per quanti hanno progettato
hanno lavorato per realizzare quest'opera e per quanti ne beneficeranno. Preghiamo insieme e diciamo: guida i nostri passi, o Signore. Signore Gesù, Verbo fatto uomo, dalla tua continua presenza camminiamo nelle vie del tuo amore, noi ti preghiamo. Signore Gesù, che andando di città in città predicavi il Vangelo e guarivi gli infermi, passa ancora per le nostre strade e confortaci con la tua misericordia, noi ti preghiamo. Signore Gesù, che ti sei fatto compagno di viaggio sulla strada di Emmaus, sostienici nel cammino e avviva il nostro cuore con la tua parola. Guida i nostri passi, o Signore. Preghiamo insieme come ci ha insegnato il Signore Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. O Dio, che in ogni tempo e in ogni luogo sei vicino a chi ti serve con amore e confida nella tua protezione, benedici quanti transiteranno per questa strada. Il tuo angelo li preceda e li accompagni, perché superata ogni insidia, giungano sani e salvi alla meta desiderata. A te gloria nei secoli, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore vi guidi nei vostri viaggi e disponga opere e giorni nella sua pace. Su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Segue ora l'inaugurazione ufficiale dello svincolo autostradale di Borghetto Santo Spirito e dell'annessa viabilità di raccordo da parte del signor Ministro e del Presidente della Regione Liguria. Un po' di azzurro.